Allora, l'Ambrenedetto Baden-Württemberg, oggi facciamo un video di comparazione sulla manutenzione Italia-Germania. Prima vi faccio vedere delle situazioni in Italia, più o meno nella mia regione, nella mia zona, lì così. Poi torno qui in Germania e vi spiego tutto. Alcune situazioni qui in Italia, poi vado in Germania a far vedere là, ok? Qui all'uscita dalla tangenziale est di Milano c'è un guardrail spaccato da anni, sfasciato per terra, pericoloso. Gli hanno attaccato, cos'è, un paletto catra di fargente rotto. Sempre per il discorso manutenzione, fermata bus completamente arrugginita. Ogni tanto bisognerebbe dargli una mano di pittura, ogni tanto. Allora, sempre per il discorso manutenzione, per esempio questo cartello qui è storto. Quello lì di dietro, anche quello è storto. Quanti cartelli storti ci sono da una vita qui in Italia? O che magari c'è lì solo il palo e non sono mai stati sistemati? Mancanza di manutenzione. Il cartello di dietro lì è storto così, poi in alto è piegato così, che non so neanche come è riuscito a piegarsi così. Però dico, manutenzione, raddrizzarlo, sistemarlo, ogni tanto. Le famose bombe d'acqua, senti parlare, bombe d'acqua, solo in Italia le bombe d'acqua senti parlare. Vieni a vedere questo tombino, c'è dentro la vegetazione, guarda, fallo vedere. Completamente otturato. Non sono le bombe d'acqua, è la mancanza di manutenzione. È stato rifatto questo dosso per rallentare le macchine che passano, ovviamente. Vieni però a vedere. Come potete vedere, questa è la situazione. Questa è la situazione dell'asfalto, con buche, tutto rovinato. Hanno rifatto il dosso, ma non è stata sistemata questa situazione, che è così adesso da un bel po' di tempo. Io, personalmente, prima di utilizzare l'asfalto per fare questo, avrei sistemato prima quello e forse dopo avrei fatto anche questo. Ci passo da una vita, vi garantisco che questo guardrail qui in curva è spaccato da anni. Ora, discorso manutenzione, il primo palo piegato, spaccato, due qui spaccati, ok, di cui uno buttato lì, un altro, tutti e due buttati lì così, un altro invece lì così, spaccato, è stato legato con un fil di ferro al palo. Questo qui è rimasto la base, completamente spaccato pure questo. Allora, vi faccio vedere questa situazione. In Germania ve ne potrei far vedere quante ne volete. Paletto, completamente pulito, dritto, perfetto. Sono tutti così. Non c'è un paletto spaccato, non c'è un paletto piegato, buttato lì alla cazzo. Cioè, qui sistemano, c'è manutenzione. Io quando ero su in Germania ho trovato un signore che addirittura non ha detto la manutenzione, che era italiano, che era a giro a pulire roba, mi fa, l'Ambre, era siciliano, l'Ambre, il problema dell'Italia è la mancanza di manutenzione. Noi facciamo anche dei buoni lavori, per l'amor di Dio, abbiamo fatto anche delle buone gallerie, poi non le puliamo per anni. In Germania non sono i migliori al mondo, non sono il Dio in terra, certo, qui situazioni pulito, è che loro quando fanno, poi fanno manutenzione, la stessa cosa che fanno in Svizzera, che sono sempre dietro a sistemare, a pulire, a sistemare, fanno manutenzione. In Italia, dove vado io, ci sono i pali della luce, manca, guarda qui i pali, qui ci sono tutte le luci. Ci sono tutte le luci, non c'è un palo qui che è rimasto lì così, ma quanti pali ci sono in Italia senza cartelli, pali senza lampadine, che è spaccato tutto. Ci sono delle situazioni in Italia, no? Già vai nella mia regione, quello che ho fatto vedere nella mia regione, ma in altre cose mi mandano. Io sono seguito veramente da tante persone, dovrei fare solo una pagina solo di denuncia di tutto quello che mi mandano. Mi mandano centinaia di fotografie che c'è da mettere le mani nei capelli, di degrado allo stato puro. Stanno mandando a fare in culo una, l'hanno già mandata, non lo so, ma mi viene da piangere. Mancanza di manutenzione, la mancanza di rispetto del territorio. Girare il mondo, è un paese meraviglioso l'Italia, ma tenuto da cani. Ma è un paese tenuto da cani per colpa di chi? È un paese tenuto da cani per colpa di chi? Per colpa di tutti, dalla politica. Cioè, arrivi qui sei in un altro mondo. E allora sapete cosa vi dico? Auf Wiedersehen.